Arriva nelle scuole il Sole per Amico, la campagna nazionale di prevenzione del melanoma. L'iniziativa, promossa dall'Intergruppo Melanoma Italiano, nelle prossime settimane coinvolgerà 130 scuole primarie di 7 regioni italiane. Questa campagna è partita prima dell'estate, ovviamente rivolta a tutta la famiglia, ma il fatto che adesso si entri nelle scuole credo che sia importantissimo, non importante, perché prima di tutto noi mamme viviamo meglio, perché non dobbiamo continuamente ripetere ai nostri figli mettiti la crema, mettiti la crema, ma soprattutto se i nostri figli capiscono che diventa un atto naturale prima di esporsi al sole e proteggersi perché potrebbe essere pericoloso, allora abbiamo risolto il problema. Quindi insegniamolo ai nostri figli, ci vuole pochissimo, il sole è amico, però non bisogna esagerare. La campagna in pratica avverte nell'andare nelle scuole primarie da parte di dermatologi, dermatologi essenzialmente del GIPM, del gruppo italiano polidisciplinare sul melanoma, e verte l'obiettivo è quello di istruire, far capire l'importanza dell'esposizione solare, esposizione solare che va vista sia dal punto di vista benefico, per quello che fa bene il sole, e sia dal punto di vista anche però dei danni che il sole può provocare se non ci si espone nel modo dovuto, negli orari dovuti e con le dovute accortezze. Quindi verranno coinvolti i bambini, ovviamente, i familiari, i genitori e anche i professori. Il Sole per Amico si articolerà in attività di classe tenute dagli insegnanti, con il supporto di opuscoli e poster per i bambini, ma anche un sito web e un cartone animato. Insegnare ai bambini come proteggersi dal sole eviterà non solo le scottature solari che loro evidentemente segnaleranno e le loro famiglie, ma anche l'incidenza di tumori negli anni successivi. I messaggi sono molto semplici, chiari, ovviamente c'è un grande lavoro dietro anche di tipo scientifico e vengono raggruppati in video pillole che vedremo oggi durante appunto la presentazione della campagna e degli opuscoli informativi, in cui vengono segnalate sostanzialmente le 10 regole dell'esposizione al sole, quindi non scottarsi, evitare le ore centrali, usare le creme protettive, coprirsi col berretto, cappellino, gli occhiali, riconoscere il proprio tipo di pelle, quindi il proprio fototipo e sapere quanto ci si può permettere di stare o non stare al sole in base alle proprie caratteristiche. La campagna è sostenuta da un contributo liberale da parte di MSD Italia, che oltre all'informazione al pubblico intende promuovere la ricerca con il finanziamento di 9 borse di studio a giovani ricercatori. In questo caso il nostro impegno quindi è stato non soltanto quello di poter essere sostenitori di una campagna che porti la corretta informazione relativamente a queste patologie, alla prevenzione di queste patologie, che è una prevenzione importante che chiaramente può ridurre di gran lunga l'attuale rischio di incidenza di nuovi tumori della pelle, nuovi melanomi, ma anche attraverso appunto il sostegno concreto di borse di studio che sono state appunto elargite a favore di un numero importante di ricercatori perché possano continuare ad approfondire la ricerca sia dal punto di vista della prevenzione ma anche dal punto di vista della cura.